Operazione Savoia, sequestrate disponibilità economiche all'imprenditore di Ponte Cagnano, 650.000 euro tra denari contanti e conti bancari. A Napoli seduta di consiglio regionale, semplificazione messa in mora Gori, nomina della giunta regionale, questi gli argomenti in discussione. Riordino delle province, è presentato un disegno di legge, priorità la salvaguardia dei posti di lavoro. Viabilità ad Angri, segnaletica sperimentale in via Adriana. E per il calcio domani la Marignanese affronterà la Nocerina. Questi i nostri titoli, adesso la pubblicità. Vivere una favola spesso è più semplice di quanto sembra. Villa Minieri, all'esterno, 30.000 metri quadri di splendidi e curati giardini all'italiana. Sullo sfondo, la piscina crea un mood romantico e particolare. All'interno, le sale accoglienti e curate. E per le tue feste di compleanno, la discoteca, musica, luci e colori, per serate all'insegna del divertimento. Un giorno, un evento, il vostro. Anola, villaminieri.it. Ben trovati dalla nostra redazione. Continuano le indagini e l'esecuzione di sequestri nell'ambito dell'operazione Savoia. I finanzieri di Salerno hanno sequestrato disponibilità economiche per 650.000 euro che si aggiungono agli 8 milioni di euro di beni già sottoposti a vincolo cautelare. Il servizio. Dai sequestri di beni alla verifica delle disponibilità economiche il passo è stato breve. A tre giorni dall'esecuzione del provvedimento di sequestro di beni per 8 milioni di euro a carico di un imprenditore di Ponte Cagnano, arriva a conclusione il lavoro di ricerca delle somme di denaro nell'ambito dell'operazione Savoia, attuata dalla Guardia di Finanza di Salerno su disposizione della DDA. Sarebbero state individuate rilevanti disponibilità economiche sia in contanti che su conti correnti bancari, societari e personali. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati oltre 8.000 euro in contanti presso l'abitazione, mentre presso gli istituti bancari sono state trovate disponibilità economiche per circa 650.000 euro. La somma si aggiunge ai beni immobili e mobili già sottoposti a vincolo cautelare di valore superiore agli 8 milioni di euro. Tutto ciò a fronte di redditi dichiarati non coerenti con la disponibilità effettiva. A carico dell'uomo pesa l'accusa di trasferimento fraudolento di valori in concorso con i familiari per sottrarsi all'applicazione della normativa antimafia e violazione dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali alla Guardia di Finanza. Le indagini avrebbero accertato che nel corso degli anni, al fine di assicurare il patrimonio di famiglia ad eventuali provvedimenti giudiziari, gli indagati avrebbero fatto sistematicamente ricorso a fittizie intestazioni di beni a favore di prestanome compiacenti, continuando ad investire somme significative destinate alla ristrutturazione di uno stabilimento balneare e alla costruzione di un vasto agriturismo. I finanzieri della sezione operativa navale di Salerno hanno sottoposto a sequestro preventivo un'officina meccanica in località Tovere del comune di Amalfi. Le attività avrebbero consentito di accertare che gli indagati avevano realizzato un locale adibito successivamente ad officina, mentre in un terreno limitrofo con destinazione agricola era stato attrezzato ad area parcheggio. La presunta speculazione edilizia sarebbe stata posta in essere grazie ad alcune irregolarità commesse nella procedura del rilascio del permesso di costruire, che sarebbe risultato illegittimo. E per questi motivi gli inquirenti hanno ipotizzato un abuso d'ufficio a carico del responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Amalfi. 4 gli avvisi di garanzia notificati al proprietario dell'area, al direttore dei lavori, al titolare della ditta edile ed appunto al responsabile del procedimento. Le ipotesi vanno dall'abuso d'edilizio all'abuso in atti d'ufficio e reati contro il patrimonio. Una serra per la produzione di cannabis era stata allestita su un fondo agricolo nei pressi di una scuola media di Afragola. Sono stati i carabinieri a scoprire la coltivazione situata in mezzo a piante di pomodoro. I militari dell'arma hanno rinvenuto 40 piante di cannabis indica in fase avanzata di crescita, piante che sono state estirpate e sequestrate. Il peso totale era di 400 kg. Il responsabile, un agricoltore di 46 anni, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.
lavori al centro direzionale per l'assemblea regionale, sburocratizzazione, messa in mora della Grori, il gradimento delle nomine di competenza della giunta regionale. Questi gli argomenti in discussione in aula con il Movimento 5 Stelle che ha posto la questione di legittimità sulla presentazione della legge. Gianni Amodeo. Varato dal Consiglio regionale della Campania il disegno di legge annuale di semplificazione per il 2015 che contempla misure urgenti con cui razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorando i servizi da rendere ai cittadini e favorendo le attività di impresa. Un prospetto normativo mirato a snellire procedure e a rimuovere gli eccessi dei formalismi burocratici fini a se stessi. 30 i voti favorevoli al disegno di legge, 3 le astensioni, mentre i gruppi consiliari di minoranza, da quello del Movimento 5 Stelle a quelli di centrodestra, per dissenso politico non hanno partecipato alla votazione rispetto alla metodologia seguita per far approdare il disegno di legge al vaglio dell'Assemblea. Di rilievo specifico la questione di legittimità sollevata da Valeria Cerambino del gruppo dei Pentastellati, marcando la violazione del regolamento. Questione di legittimità non recepita dalla Presidente dell'Assemblea, Rosa D'Amelio, bloccando di netto lo sviluppo del confronto politico in aula, con la conseguente presa di posizione dei gruppi di minoranza. Un incidente di percorso a fronte di un impianto normativo certamente valido, specie sul versante delle tutele per i cittadini e per le imprese, vincolando l'amministrazione regionale e le dirigenze di settore al rispetto di obblighi chiari. Un impianto normativo che poteva essere avvalorato da un più largo consenso. Il parere su questa legge è che si procede alla renziana maniera. Così come Renzi chiama buona scuola il provvedimento che distrugge la scuola pubblica, qui hanno chiamato semplificazione normativa un provvedimento che di semplificazione non ha nulla, che introduce per legge il fatto che il Presidente possa nominare 3 consulenti, come se quelli che ci sono non fossero abbastanza, che accentra i poteri nella Giunta. Quindi noi siamo stati assolutamente contrari, anche per il pochissimo tempo, 2 giorni, dato alle opposizioni per l'esame del provvedimento. Questa non è collaborazione, non è democrazia, non è partecipazione. Guardi, oramai l'abbiamo capito, questa legislatura sarà caratterizzata dalla battaglia per difendere la democrazia in Campania. C'è un tentativo di iperpresidenzialismo, c'è un tentativo di mettere la Giunta sopra il Consiglio. Oggi abbiamo fatto in aula un richiamo al regolamento che non era stato rispettato, la Presidente del Consiglio ci ha risposto che la prassi supera il regolamento, vuol dire che non ci sono più regole che tutelano le opposizioni e tutelano la democrazia. Abbiamo scelto di uscire tutti dall'aula proprio per significare la gravità del momento. È comunque una battaglia sulla quale ci vedrete sempre in prima linea, non ci fermiamo perché ci sono dei tentativi di delegittimare la democrazia e il Consiglio che è l'unico organo democraticamente eletto dai cittadini. Tra gli argomenti in discussione le pronunce di gradimento verso nomine per incarichi in aziende ed enti che rientrano nelle competenze della Giunta di Palazzo Santa Lucia, tema delicato e controverso. No, è una legge che crea problemi alle imprese e ai cittadini, invece di semplificare si complicano, si mettono nuovi organismi, quindi pensate un po' oggi i cittadini e le imprese che hanno già tanti problemi, da domani devono andare in nuovi uffici regionali, devono andare in nuovi uffici, continuando a complicarsi la vita e invece di semplificare questa giunta complica la nostra vita ed è una cosa molto negativa. Vuole essere un spoil system mascherato? No, non c'è nessun spoil system, c'è solo problemi uno sull'altro, un po' di consulenti, un po' di nomine, 250 milioni di euro per consulenti, solo questo c'è, il resto è solo contro i cittadini e contro le imprese. Abbiamo notato qualche cespicazione in merito praticamente al regolamento durante le votazioni. Ci può spiegare cosa succede? No, non c'è nessuna questione. C'è stata una richiesta di sospensione che non è stata mai negata in Consiglio. Ci sono le opposizioni che tengono una linea in cui si dice se non si garantisce almeno, come si è sempre fatto, 10 minuti per discutere un problema regolamentare posto da 5 Stelle, mi pare molto corretto ed è un fatto negativo che questo non sia avvenuto. Forse anche denuncia insomma, questa regola di De Luca come presidente, come amministratore? No, non mi pare una regola, mi pare solo problemi per i cittadini e per le imprese. È un'amministrazione che purtroppo aumenterà le tasse, aumenterà la spesa dei costi dei cittadini e delle imprese. 250.000 euro in questa legge di consulenza è una cosa insostenibile. Presidente della Commissione, questo emendamento, sburocratizzazione sì o no?
È un avvio di un cammino lungo che vede la semplificazione delle procedure, la sburocratizzazione come momento centrale di questa consiliatura. Io ringrazio l'Aula, l'intero Consiglio regionale, maggioranza e minoranza, di aver istituito all'Uopo una commissione che ho l'onore di presiedere e credo anche nelle incertezze iniziali abbia dimostrato di lavorare nell'interesse dell'obiettivo che vogliamo raggiungere. C'è da migliorare perché recentemente noi avevamo un'esperienza che in aula spesso le leggi raggiungevano tempi indefiniti, oggi credo che bisogna migliorare nel senso che non è possibile approvare una legge, stressare la legislazione regionale in 3 giorni omettendo anche le procedure che sono l'ascolto proprio delle categorie dei cittadini per migliorare il testo. Sbagliato 5 anni di inutili discussioni in aula, sbagliato l'accelerazione eccessiva di 3 giorni per approvare una legge di sistema. Credo che l'equilibrio sia una cosa utile e auspico che il governo regionale abbia compreso che fare presto non significa l'istantaneità di una legislazione che ha bisogno di qualche giorno in più. I finanzieri della Guardia di Finanza di Agropoli hanno individuato e sottoposto a sequestro 5 anfore più altri frammenti in terracotta unitamente ad un'ancora in ferro detenute illecitamente in una villa privata a San Marco di Castellabate. Le anfore da trasporto sono databili tra il III e il II secolo avanti Cristo e tra il II secolo dopo Cristo. Le incrostazioni presenti indicano la provenienza dal fondale marino. Allo stesso modo anche l'ancora in ferro, la cui cronologia non può essere determinata con precisione, ma sembra compatibile con quella del materiale ceramico. Deferiti alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, 2 coniugi 56enni, nella cui villa erano detenuti i pregiati reperti di interesse storico e artistico. I due dovranno rispondere del reato di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato, mentre i reperti sequestrati saranno trasferiti presso il Museo Archeologico di Pestum, dove potranno essere studiati da esperti archeologi e successivamente posti in mostra. E i carabinieri di Gragnano hanno arrestato per spaccio e detenzione di stupefacente un 24enne del luogo. Il giovane è stato notato nel centro cittadino mentre spacciava stupefacenti a diversi giovani. Bloccati e perquisiti, gli acquirenti sono stati trovati in possesso di alcune dosi di marijuana acquistata per uso personale, mentre il pusher deteneva 50 grammi di marijuana divisa in confezioni, un bilancino di precisione che aveva nascosto nella cavità di un muro e 30 euro in denaro contante. Riordino delle province. La Giunta De Luca presenta un disegno di legge regionale per disciplinare le funzioni fondamentali e quelle non fondamentali in capo alle ex province. Si punta ad approvare il decreto legge entro la fine di ottobre. Definire le funzioni che resteranno in capo alle ex province è la priorità della Giunta regionale con il vicepresidente Bonavitacola e l'assessore alle risorse umane Palmieri, impegnati in prima linea per favorire l'approvazione di un disegno di legge entro la fine di ottobre. Il riordino delle province, istituito dalla legge Delrio, vive una fase di stallo e dopo un anno di fermo, adesso l'esecutivo regionale prova a dare una spinta all'iter, presentando all'osservatorio regionale il disegno di legge per il riordino delle funzioni delegate. La presentazione alla presenza dei presidenti delle ex province, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e degli enti locali. Il testo è stato giudicato snello, chiaro, solido e con un impianto normativo dinamico e partecipativo. La proposta di legge si compone di 13 articoli e disciplina in modo puntuale le funzioni che resteranno in capo alle ex province, quelle fondamentali, e quelle che trovano una disciplina diversa, definite funzioni non fondamentali. La proposta parte da un punto fermo, quello di garantire i livelli occupazionali del personale delle ex province per una concreta assunzione di responsabilità. La Regione garantirà con propri fondi la copertura finanziaria e provvederà al trasferimento nei ruoli della Giunta regionale del personale soprannumerario. Il disegno di legge presentato rappresenta un modello partecipativo tra le Regioni e gli enti locali. Ora inizierà il suo iter in commissione e successivamente ci sarà il passaggio in aula con la richiesta di una procedura d'urgenza per approvare il tutto entro il 31 ottobre.
E nella tarda serata di ieri i carabinieri del comando del gruppo di Nocera Inferiore hanno arrestato per porto illegale di arma clandestina e di munizioni un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell'ordine. I militari della sezione operativa lo hanno sorpreso mentre sostava davanti a una pizzeria nel rione Nocerino di Piedimonte in atteggiamento sospetto. La successiva perquisizione ha consentito ai militari di rinvenire e sequestrare una pistola tanfoglio calibro 9x21 con matricola brasa e completa di caricatore con 9 proiettili più uno in canna. Le operazioni di perquisizione condotte nella fase esecutiva con l'ausilio dell'unità cinofili di Sarno sono state poi estese anche all'esercizio commerciale e all'abitazione del 44enne. Per lui sono scattate le manette ed è stato associato al carcere di Salerno. E 22 pozzi sono stati sequestrati dai carabinieri a Marcianise in terreni vicini ad alcuni stabilimenti. Secondo l'analisi dell'ARPAC di Caserta sarebbero contaminati da composti organici clorurati. La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ipotizza i reati di corruzione o contraffazione di acque o di sostanze destinate all'alimentazione. E ad Angri il comando Vigili si prepara a sperimentare una nuova segnaletica per far fronte agli ingorghi che si verificano in via Adriana a ridosso del polo scolastico. Si punta ad attivare dei tratti a senso unico per rendere scorrevole il traffico nelle ore di punta. Nuovo piano viabilità ad Angri. La zona che sarà interessata dall'intervento è quella a ridosso del polo scolastico di via Adriana, dove insistono gli istituti scolastici per alunni dalle materne alle scuole superiori. Grande utenza scolastica che genera ingorghi e traffico nelle ore di punta, determinando lo stop della circolazione in uscita dalla città e verso lo svincolo autostradale. Un problema conosciuto e datato che ora viene affrontato dalla Giunta Ferraioli e dai caschi bianchi angresi. Sarebbe stato pensato di invertire alcuni sensi di marcia e di rendere a senso unico una parte di via Adriana, mantenendo il deflusso verso via Badia, mentre i veicoli in ingresso in città dovrebbero essere obbligati ad utilizzare via Badia per poi rientrare in via Adriana attraverso una delle traverse in uscita dal prolungamento di Corso Italia. Questa è l'idea per alleggerire il carico viario mentre in via Cuparelle si provvederà ad ottenere l'uso dello spazio nella disponibilità della diocesi per creare un'area di parcheggio che elimini le auto in sosta lungo la strada con conseguente restringimento della carreggiata. Un'idea che potrebbe diventare progetto a breve con i caschi bianchi che stanno lavorando per definire la nuova viabilità che dovrebbe entrare in vigore in maniera sperimentale tra qualche settimana. Una vasta operazione della Polizia di Stato è scattata nella serata di ieri, un'azione di contrasto all'immigrazione clandestina, al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione che ha interessato Viale Carlo III e le zone limitrofe. Il servizio ha visto l'impieghi degli agenti della Polizia di Stato, dei carabinieri, della Guardia di Finanza. Sono state fermate e controllate 22 donne di diverse nazionalità, sorprese ad esercitare l'attività di prostituzione. 3 ragazze ucraine ed una ragazza albanese sono state espulse dall'Italia perché irregolari. Nei confronti di 17 donne è stato avviato il procedimento per l'adozione del foglio di via obbligatorio. E da lunedì 5 ottobre per circa 2 mesi sarà chiusa al pubblico la Casa dei Cei negli scavi archeologici di Pompei, dove inizieranno lavori di restauro alle coperture. Inoltre sarà parzialmente interdetta ai visitatori per circa 2 settimane la parte posteriore della Casa del Fauno, corrispondente al peristilio e all'accesso secondario su Vicolo di Mercurio. E adesso passiamo al calcio. La Marignanese sarà impegnata domani contro la Nocerina in quella che si definisce il big match di giornata. Gli uomini di Papa affronteranno una delle papabili contendenti alla promozione, il servizio di Gian Domenico Piccolo. 4 punti in classifica, frutto di una vittoria, un pareggio ed una sconfitta. Il campionato della Marignanese riparte quasi esattamente da come è finita la scorsa stagione, stazionando in una tranquilla posizione di centro classifica. Il 9° posto provvisorio degli uomini di Mister Papa rispecchia una squadra che onora il proprio impegno nel girone B del campionato di eccellenza campana, puntando a dar fastidio alle rivali più quotate, sgusciando dal tranquillo ventre della classifica, in modo spesso inaspettato. Domani, contro il Città di Nocera, sarà una di quelle gare proibitive che, con una certa frequenza, la Marignanese dello scorso anno ha saputo portare a casa con sapienza ed il giusto mordente agonistico, quello che predica Aldo Papa. Tutti disponibili contro i rossoneri, che mirano ad abbandonare l'eccellenza
eccellenza già dalla prossima primavera. Si prospetta una gara durissima, combattuta fra le mura amiche e proprio per questo motivo più incline ad essere definita come canonica tripla per i bookmakers. Fischio d'inizio in programma per le ore 15:30, direzione di gara affidata al signor De Capua della sezione di Nola. Prima del match sarà ricordato Antonio Devastato, doppio ex da calciatore, nonché cittadino marignanese. La gara si disputerà a porte chiuse per delibera prefettizia. Abbiamo lavorato benissimo come tutte le altre partite. Chiaro che domani è una gara un po' particolare visto il blasone di questa società. Sappiamo benissimo che è un impegno proibitivo, però noi giocheremo la nostra partita come sempre per vincerla. Impegno proibitivo, la Marignanese dal ventre, dal centro classifica, insomma, è capace anche di sgusciare, di fare comunque delle gare importanti. Tutti disponibili per domani? Il mister ha già chiaro le idee per la formazione o ci sono dei ballottaggi in corso? No, credo che la formazione già è fatta, quindi a parte qualche under che ho dei dubbi, però in linea di massima è fatta. Diciamo che la classifica in questo momento la guardiamo relativamente perché siamo appena alla quarta giornata, iniziamo a guardare la classifica, almeno io personalmente, dalla decima giornata in poi, e quindi si chiarisce un po' il campionato in linea di massima quello che poi sarà. Noi cercheremo di fare comunque un campionato importante come abbiamo fatto gli altri anni, l'ossatura è quella dello scorso anno e quella di 2 anni fa, per cui cerchiamo di continuare il lavoro svolto negli anni precedenti. Domani si giocherà a porte chiuse, cosa potrebbe perdere la Marignanese da questa delibera prefettizia? Ma guarda, giocare a porte chiuse credo che non è calcio. È bello giocare con un pubblico come quello di Nocera, come tanti altri pubblici importanti che ci stanno in Campania, e perde il calcio. Onestamente avrei preferito giocare con una massiccia presenza di pubblico, però se questi sono gli ordini noi dobbiamo stare lì solo a giocare senza pubblico. Non abbiamo altre notizie, la nostra informazione si ferma qui. Grazie a tutti voi per averci seguito, arrivederci. Raffinati dettagli che arredano il tuo mondo. Tufano Arredamenti. Qualità, ricercatezza, stile, design per arredare i tuoi spazi. Dal classico al moderno, delle migliori case italiane. Da Tufano, qualità dei servizi, personale qualificato, consulenza personalizzata, trasporto e montaggio a regola d'arte, assistenza post vendita, fanno la differenza. Tufano Arredamenti, Piazzale Ferrovia, Saviano, www.tufanoarredamenti.it.